nome Jezusa. Stiamo percorrendo il nostro santo viaggio lungo la via santa e vivente che è Gesù risorto nel suo vero corpo. Come dice la liturgia, con i segni della passione vive per sempre. Ci ha presi nel peccato, fuori dal castello, ci ha tirati a sé. Siamo entrati nel castello, anche se attrezzati in maniera ruzza, tre Ave Maria prima di addormentarsi, ma in questa prima mansione c'è il peccato della mormorazione che bisogna assolutamente superare. Siamo entrati nella seconda mansione, siamo migliorati un poco, la preghiera comincia ad essere più organizzata, però c'è il peccato della incoerenza. So il bene che devo fare, ma stavo facendo faccio il male che non voglio fare. L'incoerenza. Un piede va avanti verso la carità, un piede va marci indietro, ma presto l'agire senza carità. Arriviamo alle terze mansioni. In queste mansioni la vita si consolida abbastanza. Si desidera ardentemente non offendere il Signore. Si fuggono le occasioni del peccato, anche del peccato veniale. Si amano le penitenze. La preghiera è abbastanza organizzata. Una suora che sta in un convento ha tutte le preghiere organizzate, la messa, il rosario, le lodi mattutine, l'ora media, i vespri, l'adorazione, c'è tutto proprio organizzato. Quindi anche il tempo è impegnato bene, si fa tutto per volontà di Dio, anche chi ha una famiglia ha una preghiera organizzata. Ci sono famiglie che dicono che sono sposate, che dicono le lodi, il rosario, i vespri, a volte si riesce pure a fare insieme con il marito, con la moglie, in maniera un po' eccezionale anche tutta la famiglia insieme. Una volta mi ricordo dicevamo i rosari insieme. Nelle famiglie, no? Sì. Abbiamo imparato a pregare in casa, in famiglia, soprattutto con il rosario. Quindi si esercitano opere di carità verso il prossimo, si sta attenti al linguaggio, così non escono parole cattive, non c'è un linguaggio smodato. Anche c'è una certa moderazione nel vestire, quindi anche il vestire risente di questa maturità. E quindi, come dicevo, quelle che hanno famiglia cercano di avere anche questo tenore di vita spirituale. Si sente il profumo di questa spiritualità quando si è in una famiglia così. Però c'è un difetto abbastanza grave. Ci si sente già santi con il proprio sforzo. Si è come in attesa di un bigliettino di ringraziamento da parte di Dio. Dici grazie, sei diventata santa, sei diventato santo. C'è un peccato che possiamo chiamare autocanonizzazione, peccato di presunzione.
se arriva una malattia, ci si riferisce proprio a me che faccio tutte queste cose, alla perfezione. Se capita una persona che non sa volere bene, che ti offende, tu provi a me da questi piedi, che davanti al Signore sono santo. Sentiamo la voce di Teresa. Altrettanto si dica qualora accada qualche cosa per cui siano disprezzate o perdano un po' del loro onore, lo accoglie molto vivo. Il Signore, che pubblicamente ama onorare la virtù, spesso darà la grazia di sopportare quell'affronto affinché non escapiti la virtù di cui sono credute in possesso, oppure per ricompensarle. Tuttavia rimarranno con una certa inquietudine da cui non sapranno liberarsi, o perlomeno non lo sanno fare presto. Dio vuole. E non sono essi che meditano da tempo sulla passione del Signore, sui vantaggi dei pavimenti e che fatiche desiderano? E poi vogliono che tutti vivano come loro. E piace a Dio che ancora non credano di soffrire in pena dei peccati altrui, ritenendo meritorie quelle loro affezioni. Si può chiamare questa autocanonizzazione prigione del ruolo, cioè si è prigioniero di ciò che si fa. Questa prigione del ruolo, ciò che si fa, può essere sia ecclesiastica, io sono catechista, io sono un ministro straordinario della destina, io sono la superiora, io sono il vescovo, figuriamoci se ci si mette pure il papa, io sono il papa, io sono il parroco di Gesù. O anche possono essere ruoli civili, io sono avvocato, io sono dottore, io sono magistrato, io sono. Quando si dice spesso io sono, vuol dire che siamo nella prigione del ruolo. Capito? Ognuno pensa di valere per quello che fa e lo fa benissimo, come abbiamo detto. Anche quando si prega lo sa fare bene, sa pregare bene. Ma questa conquista viene vista non come grazia, ma come un diritto davanti a Dio. Mi spetta il titolo di santità. Allora, non si è ancora imparato a morire con Cristo per amore. Attenzione qua. È un difetto questo molto noto dell'inquisitore di questa terza mansione. Cioè non saper morire ancora con Gesù per amore significa questo. Proprio perché mi ritengo un santo, se l'altro mi offende, io rompo i rapporti. Quindi si pensa di avere ancora il diritto di potersi offendere, di potersi prendere le proprie ragioni e di prendere come buona quella norma che dice fa quello che fa perché non è peccato, invece è peccato. Fa quello che fa, cioè male per male. Se uno da fare una cosa sbagliata, tu ne puoi fare un'altra sbagliata, non è peccato. È un Vangelo inventato. Questo, dico, capita di frequente ed è un punto molto diffuso nella nostra cultura, proprio delle nostre terre. Tu pensi di avere tanti amici, ognuno veramente sa essere amico e ti metti il cuore in mano, ma se lo offendi, finita.
girate intorno e vedete quali di queste storie conoscete, no? Basta un'offesa e finisce il rapporto. Quando più ci si richiede santi, proprio a me non me la fa, come nella parentela, no? Proprio a me, che sono il fratello, che sono la mamma, che sono il cugino, che sono l'amico che conosco da piccolo, proprio a me non lo doveva fare. Si ferma la macchina e non cammina più per anni. Se noi abbiamo ancora questo modo di voler bene, e di fronte al difetto, fosse pure a ragione nostra, mettiamo che abbiamo pure ragione, tu ti fermi di amare, sicuramente non stai oltre le terze mansioni, sicuramente. Non sei andata sicuramente oltre le terze mansioni, forse stai nelle seconde, nelle prime, o fuori dal castello, ma non stai oltre le seconde mansioni. Perché in queste terze mansioni bisogna imparare a morire e a risorgere con nessuno. Cioè bisogna arrivare ad agire secondo la logica della croce, dove non c'è amore, metti amore per trovare amore. Non hai più il diritto di offenderti, ti ha offeso e tu soffri, ma non può contare per smettere di amare. Quel dolore deve trasformarsi in amore. Non spegnersi. Deve viaggiare in quel rapporto con la persona che non ti sa amare, perché ancora non sa amare, per metterlo e trovarlo, conquistare quella persona all'amore. E questa è una legge spirituale indicata da San Giovanni della Croce: dove non c'è amore, metti amore per trovare amore. Questa è la maturità del cristiano. Per cui non si può offendere per smettere di amare. L'offesa è sempre offesa. Ciò che fa male fa sempre male. Però questo dolore lo dobbiamo trasformare in amore. Quindi non deve sentire per mormorare, per prendersi le proprie ragioni, per stabilire chi ha torto e chi ha ragione. Per smettere. Ovviamente ci può essere la correzione fraterna che un fatto evangelico. La correzione fraterna è dire a una persona che non ti sa voler bene perché non lo sa fare, la verità e la carità. Questo tuo atteggiamento non è condivisibile perché non è amore. E quando una cosa non è amore fa male. Ma lo dici non per toglierti la soddisfazione di aver detto una cosa, come si può dire, una cosa sulla lingua, lo dovevo dire, no? La soddisfazione di aver ragione, ma lo dici perché vuoi vedere quella persona come quel figlio prodigo che era morto ed è tornato in vita. Vuoi far festa con il padre che ne c'è. Perché una persona l'hai conquistata all'amore. E lo sappiamo che si passa dalla morte alla vita perché si ama, perché si impara ad amare. Per questo la correzione fraterna è un fatto evangelico. Per cui quel modo di dire io non ho peli sulla lingua, cioè dire la verità senza la carità, è come tirare una martellata in testa a una persona che ha torto. Non ti accetta la correzione, si intristisce ancora di più. Chi è che accetta di essere corretto? Solo chi si sente amato e non giudicato. Se tu dici la verità con una martellata in testa a un altro, metti solo benzina sul fuoco. Tante volte le signore, i mariti, no? Fanno scene di scenate. Perché?
perché quando sarebbe opportuno tacere, si mette il benzina sul fuoco e lascerà la discussione, finisce almeno una notte, no? Perché? Perché si è portati a dire: io non ho pelo sulla lingua, quindi lo devo rintracciare. La verità senza la carità si perde, la verità nella carità si esprime, perché la verità è amore. Allora, in questa fase il padre che ha da correggere quelli che ritiene figli, cioè quelli che ama, mette alla prova il nostro amore, alla prova. Ci manda una malattia, fa aumentare le persone antipatiche attorno a noi, quelle che non ci sanno come bene la suocera e tutto il resto. Ci fa capitare, cioè un poco ci lascia, no? Ci lascia noi stessi, magari avvertiamo con un forzo i problemi della vita, gli affari della vita, lo stipendio che non arriva, le difficoltà economiche, cioè tutto per vedere se noi sappiamo trasformare tutti questi volti del dolore in amore. Se noi per andarci a imparare ad agire con la sapienza della croce, a morire e a risorgere. Allora, la via d'uscita di queste terze menzioni è la via della carità, che è umiltà, che dire la verità della carità. Quindi, significa imparare a mettere amore lì dove non c'è per trovarlo. Insomma, bisogna perseverare nella via della carità, secondo la logica della croce, così come Gesù questo amore ce l'ha fatto vedere, ce l'ha mostrato ai nostri occhi sulla croce. Non essere per porsi. Come dicevo, la preghiera è abbastanza organizzata, ma diventa sempre più un'educazione all'amore. La preghiera non è dire qualcosa, ma è l'educazione. Ora con il padre, con Gesù, con la Spiritanza, con la Madonna, oppure con qualche santo, e soprattutto educazione all'amore, cioè la preghiera è mettersi a fuoco e accordare il cuore con l'amore di Dio. Quindi, come dice Teresa, la preghiera non consiste in molto pensare, ma in molto amare. Il banco di prova della preghiera è vedere se diventiamo più capaci di amare. Come vi dicevo, Teresa poi dice: come ci troviamo? Allora, chi somigliamo a questa grande storia della santità? Chi somigliamo in questo momento? Somigliamo a San Tommaso. Vi ricordate che le sorelle di Lazzaro a un certo punto raggiunsero Gesù che era in viaggio per invitarlo ad andare a casa loro, perché Lazzaro era molto grave. E Gesù si ferma e poi decide di andare a casa di Lazzaro. Però siamo in una, Lazzaro abitava in una zona calda, cioè dove Gesù era ricercato per essere arrestato e ucciso. Allora, quando Gesù decide di andare, Tommaso disse, spaventato, insieme ai suoi compagni, andiamo a morire con il Signore. Tommaso in quel momento lo disse spaventato, ci fa un richiamo di morire con il Signore. Ma Teresa lo prende come invece un proposito spirituale, mettiamoci a morire con Gesù, ma per risorgere con Gesù. Quindi dobbiamo somigliare a Tommaso. Non dobbiamo fare la fine di Davide, di Salomone, che portati a un livello di
massima dignità, erano tutti e due re, erano diventati re, eppure noi arrivati a un livello di prevenzioni, diciamo che formalmente pare che abbiamo già una vita tra santi, ma non lo sappiamo, non siamo ancora, quindi non bisogna avere la pretesa, perché se c'è la pretesa succede che possiamo decadere dal trono, come Davide e Salomone. Davide, vi ricordate il fatto di Betsabea e di Uria? Viene quindi dalla loggia questa bella signora, e se la vede tutta di casa, poi perché ci mise il resto vicino, Uria lo fece mettere in una prima tenda della battaglia, e quindi questo è Davide. Poi era abbastanza sanguinario, ma tengo il sangue, tutti ce l'avevano, le mani tutti ce l'avevano sporcate di sangue, erano tutti di quel tempo, no? Oppure Salomone, che dice che aveva tanta sapienza, la sapienza di Salomone, però in realtà la sapienza di Salomone aveva parecchi difetti. Per esempio, amava molte donne straniere. Aveva 700 principesse per morti. A parte le concubine. Soltanto che queste principesse venivano da altri popoli e portavano i loro idolotti. E quindi un poco dopo la volta si inquinò la fede. Perché col dolce delle donne entrò l'amaro dell'idolatria nel cuore di Salomone. Ci stiamo attenti, non siamo sicuri in questa mansione, stiamo attenti che possiamo ancora decadere, e quindi anziché provvedere, tornare indietro. E queste mansioni, che sono dimensioni relazionali, come sono, sono limitanti tra di loro, possiamo andare avanti, possiamo anche tornare indietro. Non è una conquista cassa, è sempre una vita, no? È una vita di azione. Ora arriviamo a pure qua, alla quarta mansione. Nella quarta mansione incomincia, potrebbe cominciare, la vita mistica. Cioè Dio che dona dei tocchi essenziali, si fa sentire così presente che quasi tocca l'anima. Quando Dio tocca l'anima è come un impatto tra diciamo lo essenziale e Dio stesso che tocca la nostra anima. E si sentono si sente questo tocco che nel linguaggio usato anche da Teresa si chiamano contenti. Contenti. È un tocco essenziale di Dio. Che significa che Dio ti tocca, e Dio è amore, e a un certo punto intanto tu avverti qualcosa che viene dal di fuori. Quindi che non sei tu, cioè si vede che questo tocco viene da Dio, dal di fuori, no? Cioè dal di fuori significa che è sopra la tua anima, qualcosa che non viene dalla tua anima. Chi fa questa esperienza lo sa benissimo, lo sa percepire benissimo. Quindi si capisce che è una cosa soprannaturale, che viene da di sopra della tua anima. È Dio che tocca. E quel tocco, in quel momento che dura il tocco, può durare anche pochi minuti, può durare una mezza giornata, l'anima si trasforma in amore. Si trasforma in amore. Quindi sente di essere amore come Dio. E siccome si dilata sulla dimensione di Dio, questo tutto si rimpicciolisce in questo amore, cioè l'anima si dilata sulla dimensione di Dio e lei abbraccia come Dio il cosmo, il mondo, lo abbraccia.
Cioè tu hai come la sensazione di contenere, non di essere più contenuto nel cosmo, ma di contenere. Perché è così Dio che ama contiene, non è contenuto. Gesù risorto, che non è più soggetto alle leggi della natura, il suo corpo glorioso contiene, sta sotto, il cosmo e la vita di ognuno di noi. Quindi l'anima acquista questa dimensione della vita del risorto, della vita trinitaria che è amore. E si sente come un rivolo, cioè come un'onda che parte dall'anima, dalla sua dimensione spirituale, e attraversa anche il corpo. Come un rivolo si sente attraversata da questa onda di amore e diventa amore tutta la persona, anche il corpo. In queste circostanze ci si commuove perché anche con le cose che a noi sembrano futili, per parlare con il linguaggio nostro, se tu vedi un tappo di una bottiglia che non c'è terra, che sta nella polvere, quel tappo ti commuove perché dice amore, amore di chi l'ha pensato, da chi l'ha fatto, ti richiama l'autore di quel tappo, tutti amore, anche le cose più futili sono amore. Anche se ti sei addosso una coperta quando vai a letto, quella coperta ha una storia fatta da qualcuno e quando si parla di amore, anche una coperta è amore, come gli animali, un fiore. Cioè, questo corpo di Dio che prende l'anima e accorda sulla dimensione dell'amore di Dio, per cui tutto si dice, cioè tu contieni, non sei più contenuto, attraversa il corpo, ma attraverso il corpo attraversa la natura. È tutto preso dentro questo mondo. Questo è un tocco. Cioè sono un tocco, per cui quanti poi ci sono, c'è una intimità mistica, dove c'è una comunione costante a contatto con l'amore di Dio. Cosa si diventa, no? Si diventa Dio per partecipazione. E quindi in questa quarta canzone si tratta solo di tocchi, cioè Dio sta aprendo con una strada che si chiamerà via mistica, ma non è ancora una vera e propria esperienza mistica, è una preparazione, sono dei preliminari, no? Di qualcosa che poi diventerà più grande. Poi ci sono quindi i contenti, i gusti, questo è un altro termine, i gusti, sono questi tocchi. Ci sono in questa quarta canzone due lezioni. La prima lezione è questa: è impossibile con le sole nostre forze procurare queste esperienze, questi saggi di mistica, di vita mistica. Non possiamo fare niente. L'iniziativa è di Dio e soltanto lui decide come, quando e perché. È inutile stare là a pregare fino a farci venire il mal di stomaco, il mal di pancia, il mal di testa per arrivare a Dio, ho sentito. Non ricordo niente. Non è frutto di un nostro sforzo. Per quanto vogliamo usare tutte le tecniche possibili immaginabili in preghiera, e ci applicare la mattina e la sera, non si può generare uno solo di questi fenomeni mistici, perché dipendono da Dio, non dal nostro sforzo. Poi ancora, sta per avvenire una trasformazione della nostra vita, sta per avvenire una trasformazione della nostra vita, ma questa trasformazione ancora non è un frutto di uno sforzo nostro. È sempre conseguenza di una grazia, di un dono, di un'iniziativa di Dio. Poi ci sta il modo di pregare, qual è il tipo di pregare. Ci sono
ci sono due modi di predare. Teresa parla di due acque, come si fa a girare l'amicizia con Dio, il comune con Dio, l'intimità con Dio, no? Con tutti i contenti che ne conseguono, perché quando noi stiamo in comunione con Dio, dentro vengono gli aspetti di questa comunione, che sono i contenti. Ora, questi contenti possono essere procurati da noi quando l'acqua l'attingiamo con il nostro sforzo, facciamo la meditazione, quindi partecipiamo alla messa con tutto quell'attenzione, quella partecipazione. Cioè, quando noi usiamo questi strumenti divini, questi doni di Dio, mettiamo i brani di Vangelo, allora noi stiamo attingendo anche l'acqua alla nostra scelta, alla nostra corrispondenza. Quindi sono contenti, da qui la gioia di questa relazione con il Signore, ma sono contenti che procuriamo noi con la nostra corrispondenza. Questa sarebbe la prima acqua. Attingiamo al pozzo, ma ci mettiamo noi la volta, il secchio, se volete, soprattutto i vari modi di pregare, no? La preghiera orale, la preghiera della meditazione, ecco, tutte queste forme qua. Quindi attingiamo noi con le nostre forme, con il nostro modo di corrispondere a questo. Invece poi ci sta un'altra acqua che viene dentro di noi come da una sorgente, che è Dio, e la nostra anima la possiamo mettere come un contenitore, no? una vasca. E Dio riversa quest'acqua direttamente da lui, dalla sorgente, questa vasca, e questa qui sarebbe un altro modo di appunto prendere acqua, cioè prendere da Dio tutte le sue grazie, e con i contenti che però sono quelli che dicevo prima, no? Come il tocco spirituale, Dio che ti tocca con la sua presenza, ti tocca l'anima, ti fa le sue di prima, però è un'acqua che parte da Dio, quindi dipende dalla sua iniziativa, di come lui va a scaturire l'acqua, la sua vita, dentro la nostra anima, e come un contenitore, e la raccoglie. Quindi ci sono questi due modi di attingere il rapporto, quindi di attingere questa comunione con Dio. O l'acqua, che attingiamo noi, con le forze della nostra corrispondenza, sfruttando i doni di Dio, la preghiera, o è Dio stesso che viene nell'anima e diventa tutta quest'acqua di vita senza che noi abbiamo fatto niente. Quindi vuol dire. Qual è il peccato prevalente in questa? Questa è oscurare la luce. Dentro di noi è cresciuta la sapienza. Abbiamo imparato tante cose. Quando purtroppo arriva la tentazione, una cosa sbagliata che vogliamo fare, che il diavolo ci propone come normale, è Paolo, tanto sbaglio umano, allora per farla quella cosa sbagliata, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo oscurare la sapienza dentro di noi. Cioè ci lasciamo portare in un torpore, la sapienza si oscura per poter fare una cosa sbagliata. Praticamente per poter tornare indietro. E se io sono sposato, voglio avere un rapporto con una collega che ho conosciuto sul lavoro, ho visto la disponibilità di quella persona, quindi possiamo usarci anche fisicamente. Se sto in questa mansione non lo posso fare senza oscurare tutto quello che è la mia sapienza, perché altrimenti io non lo potrei fare, perché so che non si deve fare, lo so, si deve oscurare, cioè mi lascio portare da un torpore, qualcosa che annebbia la sapienza, no? La oscura,
in modo che tu puoi fare quella cosa. Perché si sa, per esempio, che le cose succedono alla presenza di Dio, si sa come siamo fatti, no? Per amare e non per usare le persone come un barattolo di Coca-Cola, eccetera. Lo sappiamo. E allora, per poterlo fare, dobbiamo oscurare la sapienza di noi. Questo è il peccato per la repotenza. Per proseguire oltre, ovviamente, quando c'è peccato, la prima cosa da fare, se è peccato mortale, da essere confessato. Sono peccati lineali, non si è confessato quanto prima. Cioè, lasciarci sanare l'amore con la misericordia. E il Signore ci ha sempre dato un sacramento perché noi possiamo essere sanati nell'amore. Se no, senza amore non ce la fanno, no? Allora bisogna andare oltre. Come si fa ad andare oltre? Bisogna puntare sull'essenziale. L'essenziale non è già nel molto pensare, ma nel molto amare. Si richiede umiltà e ancora umiltà e sempre umiltà. Non reprimere l'amore, non reprimere l'amore, dilatare l'amore accoltandolo sull'amore di Gesù, senza rimasugli. E fare tutto questo con perseveranza. Cosa voglio dire senza rimasugli? Boh, qui purtroppo ne hanno una veloce, ma sono tutte indicazioni molto importanti. Non reprimere l'amore. Quando, non so, ecco, facciamo l'esempio di prima, c'è un'attrattiva con un'altra persona, magari non è la mia fidanzata, non è mia moglie, io non sono fatto per essere sposato, quindi c'è un'attrattiva, no? Con un'altra persona che potrebbe portare anche un rapporto di tipo matrimoniale, no? Potrebbe portare a questo. Allora tu senti questa attrattiva, potrebbe metterti a reprimerla. A reprimerla. Ma la repressione prima di tutto non toglie questo attrattivo, questa non la toglie, ma la ingigantisce, la aumenta e ti fa vivere male da frustrato, perché tu vuoi fare una cosa, decidi di non farla soffocandola, ma che la vorresti fare, quindi l'hai solo repressa. E vivi da frustrato, c'è una cosa che ti manca. Non la fai solo perché non la puoi fare, altrimenti la faresti. No? Invece, questa è la repressione. No, le cose che l'amore non va represso nelle sue, nei suoi momenti immaturi, ma l'amore bisogna sceglierlo. Non è prima scegliere. Io non lo faccio perché scelgo un'altra cosa, cioè scelgo di amare come sa amare Gesù. Amare nella verità. Scelgo di amare con l'amore vero. Questo vuol dire non reprimere l'amore, ma scegliere. Questo è vero sempre, faccio un esempio, ma è vero sempre. L'amore non va represso. Per amare meglio bisogna scegliere di amare, non reprimere. Perché non si tratta di amare di meno, si tratta di amare con l'amore vero. Allora, quando tu liberamente fai questa scelta di amare con l'amore vero, è l'amore vero che ti fa sentire libero, non frustrato. Non frustrato. Questo è tutto un allenamento che bisogna fare con perseveranza. Abbiamo finito anche la terza, la quarta. Vabbè, ci sarebbero i personaggi biblici. La prima sono gli operai della vigna. Quando abbiamo detto che non, la preghiera mistica, la via mistica non è uno sforzo nostro, trasformare la nostra vita non è uno sforzo nostro. E dice quindi non fate come gli operai della parabola,
siamo come gli operai a lavorare, a cui Dio può pagare come vuole, quando vuole, senza pretese, no? Possiamo avere una paga, oppure essere invidiosi perché gli operai dell'ultima ora, a chi vuole, sono stati favoriti rispetto a noi, perché siamo santi da tanto tempo, no? Io sto in convento da 13 anni e non mi è dato mai un tocco spirituale, arriva l'ultimo arrivato e fa questa esperienza mistica e questi invito, no? Però nello stesso tempo non toglierci la speranza che anche noi possiamo fare qualche esperienza del genere, cioè non smettere di cercare l'amato anche con questa intimità di un tocco mistico, ma soprattutto nella via della carità, come la sposa del cantico dei cantici. Qui Teresa dice delle cose. Adesso siamo arrivati a un punto, sarebbe la quinta, le quinte mansioni, dove bisognerebbe fermarsi un poco, cosa che noi non possiamo fare e facciamolo quando più in mente possibile. Perché nelle quinte mansioni possiamo rimanere, perché nelle quinte mansioni maturano quei cristiani che sanno vivere in terra o in cielo, senza essere però i santi dell'altare, San Francesco d'Assisi, no? Ma santi che si comportano in terra secondo quella realtà che sono in cielo. In cielo siamo figli di Dio, abbiamo partecipato a Gesù di Sol, in terra siamo la stessa persona, non due persone. Quindi si raggiunge la maturità cristiana, avviene una trasformazione della nostra vita cristiana. Come succede? Questa trasformazione intanto implica una morte, la morte dell'uomo vecchio. E Teresa racconta una specie di parabola che si chiama il pago da seta. Voi forse già conoscete questa cosa, il pago da seta è quel verme che mangiando le foglie tesso un pozzolo nel quale si racchiude e muore. E si trasforma in una farfalla. Era appena conosciuto, non era conosciuto, è stato conosciuto tardi quando hanno portato la seta in loro monaco, per una regina, non più importante, succede un fatto che storicamente arriva da questo fatto che si vede da noi. Quindi si vede che noi, mangiando le foglie, tutte quelle, sfruttando tutti i ritori spirituali, la preghiera, la messa, le opere di carità, i sacrifici dell'amore, le prediche, tutto quello che viene sotto forma di grazia, noi le sfruttiamo, diventiamo come quel verme che tesse il bozzolo, cioè che si racchiude in Gesù crocifisso, nel quale muore e si trasforma in una farfalla, cioè si diventa risorti con Gesù, l'uomo nuovo. Quindi, in questo modo deve avvenire, assolutamente deve avvenire, la morte dell'uomo vecchio, altrimenti non si va da nessuna parte. Ora, questa trasformazione non è uno sforzo nostro, abbiamo già detto prima, ma è il Signore che ci porta allo Spirito per mano, riempiendoci di tanta sapienza, le cose, le grazie che noi riceviamo, no? Come le sfruttiamo, detto la preghiera, la bellissima e tutto il resto, e in questo modo lo Spirito Santo ci porta a morire con Gesù per risorgere con Gesù. Però questa trasformazione che comporta la morte dell'uomo vecchio si può avvenire, questo camminare poi dopo essere morti, una volta che la farfalla è venuta fuori, la farfalla non è che poi si deve chiudere in una campana, deve camminare nella carità.
per arrivare ad essere santa, cioè perfetta della carità. Come si fa a camminare nella carità? Ci sono due vie. La via mistica è Dio che ci rinnova con la sua grazia, no? Il rombo nell'anima e la porta, ecco, a una carità sempre più alla sua altezza. E questa è la via mistica. Poi c'è la via della carità, che è la via di tutti, la via della carità, la via del Vangelo vissuto. Possiamo arrivare alla stessa trasformazione, cioè ad essere santi, perfetti nell'amore, conformi a Gesù risorto, sia per la via della mistica, sia per la via della carità. Arriviamo allo stesso risultato, però con un'esperienza diversa. Chi cammina per la via mistica può sperare, cioè può essere anche aperto, quasi pronto per un'eventuale esperienza mistica. Ma arriva qualcuno non ci pensa. Ma se uno non cammina per la via mistica se la può scordare. Se la può dimenticare sicuramente. Quindi la via della carità. E adesso io vi leggo tre velocemente passi e poi chiudiamo. Intanto vi voglio dire quali sono le caratteristiche della farfalla uscita fuori dalla morte dell'uomo vecchio, quindi questa, dopo questa trasformazione. Si vede che cristiano, la persona trasformata in questo modo, si vede tutti come fratelli e figli di Dio. Due amori che fanno a gara vicenda. Più ami il fratello, più ami Dio. Più ami Dio, più sei capace di amare il fratello. Si ama sempre nella luce della sapiente della luce. Finalmente si sa amare portando l'amore di dove non c'è per trovarlo. Non si è perso il diritto dell'offesa, dell'aver ragione, di stabilire chi ha torto e chi ha ragione. Non c'è più. Ma si è diventato immaturo, no? Si desidera compiere con perfezione la volontà di Dio, quello che Dio vuole per me adesso. Si ha un grande desiderio di lodare Dio, di ringraziare, di esprimere gratitudine, e si ha un'orazione di unione, cioè si sente che siamo in comunione con Dio, con i sensi dell'anima si sente che siamo in comunione con Dio, si sente. Ora abbiamo detto la via della carità, ma state ben attenti, dice Teresa, figlie mie, che il verme deve assolutamente morire, e morire a nostre spese. Nulla nell'altra unione l'aiuta molto a morire la nuova vita che l'attende. Nell'altra unione la via mistica è Dio che l'aiuta a morire l'uomo vecchio. Invece nel paragone del Papa da sé siamo noi che dobbiamo consegnare una condizione. Ma qui bisogna che luccichiamo noi, pur continuando a vivere di questa vita. Ciò non si può fare se non a prezzo di grandi lotte, ma se ne avrà la ricompensa, è tanto grande quanto la vittoria. Nessun dubbio che vi si possa aggiungere, purché l'unione con la volontà di Dio sia vera. Questa è l'unione che ho sempre desiderato e che non cesso mai di domandare a Dio, perché è più evidente e più sicura. Teresa preferisce questa via a quella mistica, e preferisce consigliare alle sue sorelle questa via, la via dell'amore, anziché la via mistica. La via nostra, quella ordinaria, quella cristiana. Ma in che cosa consiste la volontà di Dio? In che cosa pensate, figlie mie, che consista la volontà di nostro Signore? Nell'essere noi così perfette da formare una sola cosa col Figlio e con il Padre, come Gesù Cristo ha domandato Giovanni 17, la preghiera dell'unità. Ma quanto ci manca per arrivare a questo punto?
Per arrivarvi non è necessario che il Signore ci dia grandi consolazioni, basta quello che ci ha dato con l'aver mandato suo figlio a insegnarci la strada. Per noi la volontà di Dio non consiste che in due cose, nell'amare Dio e nell'amare il prossimo. Qui devono convergere tutti i nostri sforzi e se lo faremo con perfezione adempiremo la volontà di Dio e gli saremo unite. Cioè in tutte le cose che noi facciamo, ognuno secondo il suo stato, ci deve stare dentro l'amore. Perché io dico, cioè la vita. Non è che bisogna cambiare programma. Bisogna mettere la vita nelle cose che facciamo, cioè l'amore, che è vita. Il segno più certo, a mio parere, dell'osservanza ovvero di questi due comandamenti, amare Dio e amare il prossimo, è vedere se rispettiamo bene quello dell'amore del prossimo. Il segno più certo per vedere se in noi c'è la radice dell'amore di Dio è vedere se amiamo alla perfezione il prossimo. Se amiamo alla perfezione il prossimo è sicuro che dentro di noi c'è l'amore di Dio. Vi ricordate che quando Gesù ha dato il comandamento, che sentiremo ancora domenica prossima, non ha detto il primo comandamento, cioè quando ci ha dato il suo comandamento, poteva dire ama Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, visto che quello è il comandamento più grande, non l'ha fatto. Cosa ha fatto invece? Ha detto amate gli uni gli altri con lo stesso amore col quale ho amato voi, perché se abbiamo questo amore è certo che noi abbiamo l'amore di Dio. Quindi ha impostato il suo unico comandamento sull'amore del prossimo e quello è il segno sicuro per vedere se abbiamo l'amore di Dio. Quindi non possiamo infatti conoscere se amiamo Dio, pur essendoci importanti indizi per capirlo, mentre se amiamo il prossimo sì, ma non arriveremo mai ad avere perfetto amore per il prossimo se non lo faremo nascere dalla medesima radice dell'amore di Dio. Il mio amore che dà verso il prossimo deve essere quello di Gesù risorto, che lo Spirito Santo mi mette dentro con l'Eucaristia, la parola, il Vangelo. L'Eucaristia è Gesù vestito del segno del Padre e del Vino, la parola è Gesù vestito di parola. Ci dà la vita e il linguaggio della vita. Così abbiamo il pieno di questo amore. Perciò lo possiamo poi far arrivare al prossimo. Ho parlato molto di questo argomento già altrove perché sono convinta, sorelle, che se in ciò vi fossero di natura sarebbe venuto e piace al Signore che non vi accada mai. In tal caso vi assicuro non dovete perdere la speranza di ottenere l'unione di cui si è parlato, anche quella mistica, qualora in ciò vi riconosceste manchevoli, pur avendo devozione e diletti tanto che vi sembra di essere pervenute a qualche piccola sospensione di quiete, state per certe di non essere giunte ancora all'unione. Chiedete al nostro Signore che vi conceda alla perfezione questo amore del prossimo. Lasciate fare a sua maestà, che vi darà più di quanto siete capaci di desiderare. Non crediate che questa non vi debba costare qualcosa e che dobbiate trovarlo bello fatto. Considerate quanto è costato al nostro sposo l'amore che ha avuto per noi. Egli, per liberarci dalla morte, è una morte atroce, quella della croce. Poi ci sono degli esempi. Ho concluso con questo esempio che gli viene, no? Quindi questa canzone possiamo rimanere. Ora voi capite com'è importante avere questa visione di una vita che è un santo viaggio e di sapere qual è la strada. La
strada Santa di Mente e Gesù risorto verso il cuore. Quindi lo sappiamo che dobbiamo compiere, a parte la vocazione che ognuno possa avere, o se non è ancora presa una vocazione, comunque si sta preparando, ma la sostanza che dobbiamo proprietire, come diceva San Giovanni della Croce, di amore in amore fino alle segrete dimore di Dio. La nostra vita è un fatto viaggio, la nostra terra promessa è il paradiso. Perché è importante questa, l'aiuto di questo carisma? Perché ai nostri giorni la mappa della via santa e vivente di Cristo risorto nel suo vero corpo, nelle tasche di molte persone, specialmente giovani, è strappata, cioè è oscurata, non si sa più. Allora la vita di queste persone come diventa? Diventa una vita vissuta a pezzi, non ha una direzione. Mo faccio una cosa, mo faccio un'altra. E con la convinzione che uno vale per le molte cose che fa, ma in quelle cose che fa non c'è l'amore, perché non si sa che cosa è l'amore, non c'è la vita. È come quello del fico, bello a vedersi, bel fusto, tante foglie, sono le cose che si fanno, ma mancano i frutti, i fichi, perché in quelle cose che si fanno non c'è l'amore, non c'è la vita, che è il frutto delle cose che si fanno. E allora si vive una vita spezzata, una cosa, un'altra, e tra tutti questi momenti a volte non c'è più collega, come un arcipelago che vede un solotto, un altro solotto non ha collegamenti, ma soprattutto non ha una direzione. Verso dove tutto questo? Non si sa. Allora si vive male, perché si è presi dall'angoscia, si è presi dalla depressione, la mancanza di senso e senso alla mia vita. Non si sa quale possa essere la realtà di un futuro, quale futuro dobbiamo costruire, se non c'è una direzione. Anche quando arriva il lavoro, arrivano i soldi, sembravano la direzione, la soluzione. Poi si aprono nuovi problemi e l'angoscia resta. Si vive male, si può cadere ammalati, anche psicologicamente, e soprattutto ci si può perdere. Fuori da questo. Una cosa è muoversi in una direzione che è quella dell'amore, un'altra cosa è muoversi verso una direzione che è nulla, cioè avendo una direzione sbagliata. Voi sapete biologicamente qual è il significato di peccato? È sbagliare direzione. Peccato è sbagliare direzione. Voi voi capite quanto è importante questa grazia? Che ricompone la mappa strappata, ci fa camminare veramente con un senso di grande avventura, gratitudine, di amore in amore, attraverso tutte le cose che facciamo senza voce di niente, trasformate in amore anche i dolori e i difetti, potendolo portare all'inferno nel cuore dei nostri fratelli per trasformarlo in paradiso, fino ad arrivare alle segrete di amore. Ringraziamo il Signore anche perché ci ha donato Teresa con questa grande sapienza. Però queste cose bisogna saperle e bisogna sapere con gli altri. E se noi sappiamo, noi sappiamo soltanto. E diventiamo più fragili e facilmente ci possiamo trovare in tasca la mappa strappata. Vi auguro un santo viaggio. Ma molto velocemente abbiamo accennato ai criteri derivanti, è vero? No? Se i criteri, i principi, scusatemi, ispiratori dell'azione pastorale ne sono sette, teocentrico,
cristocentrico, pneumatologico, ecclesiologico, antropologico, storico, salvifico e scatologico. I criteri derivanti da questi principi, quattro: cattolicità, istituzione, è vero? L'unità nel pluralismo, come la Trinità, dicevamo, uno e tre, la stessa sostanza ma tre persone. E parlavamo della mano alla teologia paolina, è vero? Questa teologia paolina, il corpo, no? Una testa, il capo, il pastore, dove era forse ieri, talmente del buon pastore, con delle membra. E poi parlavamo, l'altro criterio rilevante, l'apostolicità, una chiesa, dicevamo, pentecostale. Portavamo l'esempio dell'Eucaristia, ricordo bene, dello Ziccarona, della memoria, quel fossato di Lessing, dicevamo, da quell'ultima cena, giovedì santo che celebriamo, l'ultima cena a Gerusalemme, ad oggi. Chi riempie questo fossato? Chi riempie questa distanza? È lo Spirito Santo, no? Quel Padre, quel Dio, diventa corpo e sangue di Gesù. Quindi questo senso di apostolicità, di chiesa, diciamo, primitiva, con il primato della carità, il quinto criterio derivante. Dicevamo che solo l'amore che suscita domanda e speranza. Dicevamo che una fede senza opere, ce lo ricorda Paolo, è una fede morta. Ogni resistenza si arrende di fronte all'amore che diventa santità. Quindi il primato della carità. Poi, se vi ricordate, non vi ricordate, concludiamo questo momento, però ripeto, io vi ho fatto una piccola sintesi, ok? Che potete così guardare, ma per voi. Allora abbiamo visto i principi, se abbiamo visto i criteri derivanti, 5. Quali sono le mediazioni fondamentali dell'azione pastorale? E qui le mediazioni fondamentali ci vengono date, questo magari l'abbiamo accennato, lo ripetiamo, dal battesimo. I famosi tre doni, tre mumia, tre carismi, una mediazione pastorale, un'azione pastorale fondata sull'annuncio della parola di Dio e sull'ascolto della parola di Dio, quindi questa dimensione profetica, un'azione pastorale fondata su mumia sacerdotale. Tutti siamo sacerdoti, il cosiddetto sacerdozio comune. Tutti abbiamo un altare portatile, dicevamo, dove possiamo celebrare il Signore, lodare il Signore, glorificare il Signore, pregare il Signore. Non voglio sacrifici, non voglio olocausti, ma un cuore contrito e sacrificio a Dio. E allora l'aspetto sacerdotale, liturgico. Poi la legalità, un'azione pastorale che si connoti per il servizio. Sono venuto non per essere servito, ma per servire. Chi vuole essere il primo, sia l'ultimo, si faccia servo di tutti. Vedete
una certa logicità divina che diventa illogicità umana. Mi spiego bene, secondo i parametri dell'uomo, della mondanità, chi è il primo? Certamente non è colui che serve, certamente non è colui che è l'ultimo, no? Questa è la logica di Dio. Potremmo aggiungere a questi tre munera che ciascuno di noi ha ricevuto nel sacro battesimo un terzo, se volete, quello della coinonia, cioè la comunione. La comunione. Da questo vi riconosceranno se vi amate gli uni gli altri. È la cosiddetta teologia giovannea, il Vangelo, il quarto Vangelo di San Giovanni. Siete bugiardi se dite di amare Dio che non vedete e non vi accorgete di chi vi sta accanto e che vedete. Per forza di cosa? L'amore verticale passa per un amore orizzontale. L'amore a Dio passa per l'amore tra di noi. E lì che noi siamo testimoni. È l'esperienza dell'amore. Mi viene in mente in questo momento, non so se l'avete mai sentita nominare, una famosa lettera di Ogneto. È una lettera, diciamo, della Chiesa antica. Di Ogneto perché è scritta da un ignoto. Dei cristiani che vivono in mezzo ai pagani non fanno prediche, non si vestono diversamente dagli altri, somaticamente, fisicamente, se volete, sono come gli altri, lavorano come gli altri, mangiano come gli altri, ma sono diversi dagli altri, perché come l'anima nel corpo, diceva qualche padre della Chiesa, cioè e con la testimonianza e con l'amore pratico, esperienziale che annunciano, perché se vengono ingiuriati, se vengono maltrattati, loro rispondono con preghiere. Se vengono colpiti, non rispondono con la vendetta, ma rispondono col perdono. Vengono odiati, non rispondono con l'odio, ma rispondono con l'amore. Cioè, vedete, quindi la vita che li etichetta. E allora l'importanza della carità, l'importanza dell'amore. Come vi dicevo, non possiamo non guardare almeno i documenti del Concilio Vaticano II. L'avete mai sentito parlare? Documenti. È vero, in generale, è vero. E dicevamo, sono tutti uguali questi documenti? No, in parte abbiamo quattro costituzioni, 9 decreti, 3 questo per noi insieme alla Bibbia
dovrebbe essere pane quotidiano. Nel senso che qui abbiamo la sintesi di tutto l'agire della Chiesa. Però sapete bene che a distanza di 50 anni e più anche, con qualche documento, in realtà il Concilio Vaticano II non è stato ancora recepito. Alcuni aspetti sì, ma in talune situazioni no. A volte a cominciare dalle parroci, per la formazione, per determinate situazioni, andiamo in cerca non so di che cosa. Eppure, qua c'è tutto. Come muoverci, come orientarci, come la Chiesa madre, ecco, diciamo, ci dirige. Infatti, come noi vediamo, c'è un poco tutto il nostro essere, il nostro agire, il nostro rapporto con Dio in questi documenti. Abbiamo, dicevamo, 4 costituzioni. Comprendete che c'è differenza di contenuto, di forma, sotto certi aspetti, tra Costituzione, Decreto e Dichiarazione, proprio così come vengono elencate. Cioè le Costituzioni, come dire, sono più corpose, più ampie, più approfondite, i Decreti un po' di meno, le Dichiarazioni ancora di meno. Però certamente è il pensiero della Chiesa, sappiamo tutti, no? Gli anni del Sangue, sappiamo tutti questo sinodo, sappiamo bene che non è un sinodo, non è un concilio apologetico, dico bene, perché non è di difesa, ma è un concilio appunto pastorale. Perché Giovanni XXIII voleva sotto certi aspetti che la Chiesa si rendesse comprensibile al mondo contemporaneo. Quindi non è un cambio di dottrina, dice Giovanni XXIII nel suo discorso introduttivo, non dobbiamo cambiare niente, non si cambia niente, la sostanza resta, quello che cambia e deve cambiare è la metodologia, è il modo di dire, per rendersi appunto comprensibile. Noi abbiamo una bolla di indizione di questo concilio che si chiama Humanae Salvis e siamo al Natale del 1961. Sotto certi aspetti possiamo considerarlo come l'inizio ufficiale, con questa bolla di indizione del Papa Giovanni XXIII. Stupendo! E quel discorso di apertura. Come si chiama? Che cosa, sorella? Humanae Salvis. Humanae Salvis. Dicembre del 61. 25 dicembre, Natale del 61. Stupendo, dicevo, quel famoso discorso di apertura, si chiama l'11 ottobre del 1962, conosciuto come il discorso della Luna. Quando tornate a casa, date un bacio ai vostri bambini. E qui, in questo discorso,
il Santo Padre, sotto certi aspetti, ci fa capire bene quali sono le sue intenzioni per questo concilio. Rendersi appunto comprensibile al mondo di oggi. Perché dice Giovanni 23, il nostro compito non è solo quello di custodire, ma il nostro compito è anche quello di annunciare. Non possiamo custodire il bagaglio della nostra fede come un tesoro prezioso, come se ci preoccupassimo unicamente dell'antichità, ma dobbiamo avere quella volontà di renderci comprensibili, di annunciare. Poi sapete che si chiude, quindi abbiamo iniziato con la bolla nel 1961, 25 dicembre, la chiusura ufficiale con Paolo VI, il beato adesso Papa Paolo VI, il 7 dicembre del 1965. Dicevamo quattro costituzioni. La cosiddetta costituzione sulla Chiesa. La Lumen Gentium, la luce delle genti. Poi abbiamo la seconda costituzione, che invece riguarda la Bibbia, la Sacra Scrittura, la Dei Verbum. Poi abbiamo la terza costituzione che riguarda la liturgia, Sacro Sanctum Concilium. Ma ripeto, sono preoccupato. La quarta costituzione, quella che sotto certi aspetti potrebbe anche più direttamente interessarsi, è proprio pastorale, ed è la Gaudium et Spes, la Chiesa nel mondo contemporaneo. Poi abbiamo i cosiddetti decreti, ce ne sono nove. C'è il decreto sulla formazione sacerdotale, i seminari dove si formano i sacerdoti, l'optatantotius. Abbiamo il decreto sulla vita sacerdotale, sui preti, presbiterorum ordinis. Abbiamo il decreto sui vescovi, sull'ufficio dei vescovi, Christus Dominus. Abbiamo il decreto sul rinnovamento della vita religiosa per religiosi e religiose, perfecte et caritatis. Abbiamo il decreto sui laici, e quello tutti, almeno una volta, David, c'è una lettera, apostolica apostositatem. Abbiamo il decreto per la missione ad gentes. Abbiamo il decreto sull'ecumenismo, unità di stelle integrate, perché noi adesso sappiamo che differenza c'è, è vero, tra ecumenismo e dialogo interreligioso. È vero. E cioè, ecumenismo, che intendiamo? Dialogo nella nostra religione. Quindi, quando parliamo di ecumenismo, parliamo soltanto di dialogo delle professioni cristiane, e quindi cattolici, ortodossi, protestanti, è vero. Mentre quando parliamo di dialogo interreligioso, il dialogo è tra le religioni,
E quindi cristianesimo, induismo, islamismo, buddismo, ebraismo, giusto? Ho detto bene? Quindi l'ecumenismo ed è l'unità di essere l'integrazio. Poi abbiamo le chiese orientali cattoliche, perché voi sapete, no? Che ci sono alcune chiese che riconoscono il Papa e quindi sono cattoliche, ma con un rito proprio orientale. Abbiamo ad esempio i copti, abbiamo ad esempio i siri cattolici, abbiamo ad esempio i greci cattolici. Poi un decreto sulla comunicazione, gli strumenti di comunicazione intermilitica, il decreto, no, è solo di decreto, 9, 3 dichiarazioni sull'educazione cristiana, gravissimum educationis, sulla libertà religiosa, dignitatis umane, e sulla relazione della Chiesa con altre religioni, quindi il dialogo interreligioso nostra età. Dicevo, al di là di queste 4 costituzioni, 9 decreti e 3 dichiarazioni, che noi chiamiamo tutto documenti conciliari, questo certamente è un concilio dettato e ispirato dallo Spirito Santo. Dicevamo, un concilio unico dei 21 concili ecumenici, non apologetico, ma bensì prettamente pastorale, per rendersi comprensibile al mondo di oggi. Io vorrei concludere con voi in modo particolare su questo aspetto dell'azione pastorale che dobbiamo avere ben fissato nella mente e nel cuore. Con questi principi, con questi criteri e con queste mediazioni, alcune sottolineature fondamentali per operare all'interno della parrocchia dove ci troviamo, all'interno della Santa Madre Chiesa. Non dimenticate mai il principio teocentrico. Non dimentichiamo mai che siamo umili e inutili, talvolta strumenti nella mano e le mani di Dio, e Lui il pastore. Diamo spazio alla grazia, diamo spazio a Dio, non ci poniamo davanti a Dio, cerchiamo la gloria di Dio e il bene dei fratelli, non ci autogloriamo e non cerchiamo il nostro bene. Tante volte, tante situazioni, tanti impegni e tanto nostro fare diventano e possono diventare soltanto dimensioni umane per glorificare se stessi. Non dobbiamo diminuire affinché chi possa emergere sia Lui, Dio, la sua grazia,
la sua iniziativa. Non dimentichiamo che l'unico fondamento del nostro agire pastorale, qualsiasi esso sia, nell'ambito liturgico, nell'ambito della carità, nell'ambito del decoro della Chiesa, nell'ambito catechistico, è sempre e soltanto Gesù Cristo. Se noi vogliamo parlare all'uomo di Dio e se vogliamo parlare a Dio dell'uomo, non possiamo non fare riferimento a Lui che è al centro tra la divinità e l'umanità. Lui è Dio ed è anche uomo. Se vi ricordate, con l'incarnazione, questo sottolineatelo, mettetelo in rosso, con l'incarnazione è vero, c'è l'umanizzazione della divinità e la divinizzazione dell'umanità e l'umanizzazione della divinità. Questo percorso ascendente e discendente, un Dio che si fa uomo, discendente, un uomo che diventa Dio, ascendente, questo in Gesù Cristo. E quindi ricordatevi sempre che il campo pastorale della nostra azione pastorale non sono le strutture, non sono i muri, non sono le balaustre, è l'uomo che è la via della Chiesa. E noi siamo chiamati ad operare per la promozione umana, un'evangelizzazione totale, il Vangelo per ogni uomo, il Vangelo per tutto l'uomo, il Vangelo per ciascun uomo. Questo è essere operatori pastorali. Bisogna agire in questo modo per rendere incisiva la nostra azione, per essere collaboratori corresponsabili, così diceva il convegno di Verona, convegno ecclesiale di Verona, i laici, non semplici pedine da spostare o robot, tra virgolette, da comandare, ma collaboratori corresponsabili all'interno di una realtà parrocchiale. Però comprendete che per essere collaboratori corresponsabili si deve essere formati. Bisogna essere formati, perché io dico, per esempio anche per la mia esperienza, no? Non è facile, perché c'è quello e c'è quell'altro. Napoletanamente a volte dico, dico il fatto che ci sono laici che vogliono fare i preti e preti che vogliono fare i laici. Bisogna essere attenti a determinate situazioni. Perché dice, se prende il leader con tutti in mano e poi lascia. Quindi mantenere l'equilibrio, le giuste responsabilità, le giuste, però comprendete che se non c'è una base, se non si è formati, da un punto di vista prima umano, che la grazia poggia sull'umano, cristiano, spirituale,
E la Chiesa ha bisogno adesso più che mai, appunto, di operatori che realmente vivono in prima persona un certo annuncio cristiano. Paolo VI diceva: noi non abbiamo bisogno di maestri, abbiamo bisogno di maestri, ma se sono testimoni, se sono testimoni va bene, ma sono maestri non abbiamo bisogno. E l'augurio che io faccio a ciascuno di voi per le vostre realtà, per le vostre situazioni, per il vostro operare, per il vostro bene che fate all'interno della Santa Madre Chiesa: non siate maestri, ma se siete maestri siate soprattutto testimoni del Padre.